Mixer Planet incontra Francesco Susca, uno dei re della notte della Puglia, titolare con i suoi soci di oltre 7 discoteche tra le principali della regione. Dall'1 al 15 luglio potremo, con delle regole rigide all'inizio, riaprire le nostre attività. Bisogna capire anche come diversificare, capire e guardare alla digitalizzazione, allo streaming, capire e guardare anche ai servizi per quanto riguarda food, somministrazione. Che cosa ti aspetti che saranno le restrizioni legate al mondo delle discoteche? Guarda, fondamentalmente sono certo che dovremo guardare al Green Pass. Mi auguro che la comunità europea, lo Stato italiano, che in questi giorni stanno potenziando questa tipologia di strumento di controllo, facciano presto, perché è fondamentale per noi, per il turismo, per tante attività. È chiaro che quello garantisce la possibilità di accedere ad eventi in completa sicurezza, essendo o già vaccinati, o guariti da 6 mesi, o eventualmente tamponati da 36-48 ore. Accennavi al fenomeno streaming, o meglio, alle opportunità dello streaming. In che senso? Ma io penso a un evento che, oltre a essere dal vivo, possa anche essere in streaming, possa essere anche raggiungibile da altre parti d'Italia e del mondo, possa essere vissuto anche da chi fattivamente non è presente. Quello che noi stiamo pensando come test pilota, una parte dell'evento era dedicata a una performance artistica in streaming, per cui aspettiamo che tutto questo si concretizzi. Food and beverage e discoteche, un connubio che esiste da anni. Io penso che l'esempio classico, che ormai è un cult in tutta Italia forse, è quello delle cene spettacolo, show dinner e quant'altro, street food, eccetera, eccetera. È un'esigenza che è nata dalla richiesta dell'utenza di poter vivere anche il divertimento legato al food. E quindi diventa fondamentale crescere nella qualità di servizi. Cioè, oggi un locale che vuole guardare al futuro come contenitore non può prescindere dal food, in qualsiasi forma lo si faccia. Le discoteche oggi che tipo di consapevolezza hanno rispetto all'importanza di una qualità nella mixology? Oggi non andiamo più sui cocktail storici, anche quelli che hanno segnato i grandi film, ma oggi un locale si distingue per la drink list. Un po' di fantasia, un po' di appetizer, scegliere anche il bicchiere giusto, il margine di guadagno sarà più alto. Perché oggi, se vuoi bere bene, la gente paga. Amici di Mixer Planet, alla prossima intervista. Ciao da Francesco Susca e Nicole Cavazzuti. Baci!